Ascoltatori di Casale Monferrato, da Fraser TV per quanto concerne questo notiziario flash e cominciamo con la cronaca. Sono 35 gli indagati dalla Procura di Vercelli sugli appalti pilotati per la gestione di alcune IPAB e case di riposo di Piemonte e Liguria. Un sistema che secondo gli inquirenti sarebbe stato utilizzato per favorire una società di Vercelli, la Punto Service, con bandi su misura. In cambio la società avrebbe offerto favori personali tra cui assunzioni e regali. L'inchiesta era nata a Casale Monferrato a fine 2015 dalla nota vicenda dell'assegnazione di un appalto per i servizi scolastici che aveva visto coinvolto l'ex presidente del Consiglio Comunale Davide Sandalo, arrestato con l'accusa di tentata concussione e poi condannato in appello ad un anno e quattro mesi. Quattro le misure interdittive emesse dal GIP nei confronti di Massimo Secondo, presidente della Punto Service di Vercelli, dei vertici dell'IPAB Borsalino di Alessandria, vale a dire il presidente Maria Ghe e il direttore Giampaolo Paravidino, e del presidente della commissione di gare, il casalese Paolo Barbano, che è anche direttore della casa di riposo di Casale Monferrato. I reati contestati sono corruzione e turbata libertà degli incanti. Impianto di recupero rifiuti non a norma nel casalese. Dall'ispezione dei carabinieri del nucleo operativo ecologico di Alessandria sarebbe emersa la presenza di 41.000 tonnellate a fronte di un'autorizzazione per 18.000 di detriti di scavo e demolizione collocati in un'area non autorizzata e sprovvista di impermeabilizzazione e sistema di gestione delle acque piovane. Sono state riscontrate tracce di contaminazione da amianto, l'utilizzo ripetuto nel tempo di alcuni automezzi non compresi nell'iscrizione dell'albo dei gestori rifiuti. L'imprenditore, ricordiamo, che è stato poi denunciato. Restano grosse incognite sulla riapertura della linea ferroviaria Casale-Vercelli. Due i nodi che si profilano, prima di tutto i problemi riguardanti l'eliminazione dei due passaggi a livello alle porte di Vercelli, che richiederebbero soluzioni logistiche e costi aggiuntivi, ma in particolare il fatto che al momento la riapertura della tratta su rotaia non risulta ancora inserita nel piano nazionale. Le Ferrovie dello Stato avevano comunicato la loro disponibilità a finanziare non solo la riattivazione della linea, ma anche la sua elettrificazione, oltre alla soppressione dei due passaggi a livello. Nessun problema invece sembrerebbe esserci per la riattivazione della Casale Mortara prevista per il 2019. Casale, polo per l'autismo, l'ambizioso progetto lanciato dalla rete formata da Foral e iCar Family Onlus con il patrocinio del Comune di Casale e del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Si articolerà in 40 ore di formazione gratuita rivolta al personale della scuola, ad operatori del sociale e a genitori di figli con spettro autistico e disturbi dell'apprendimento. In programma ci sono dunque un convegno da 5 ore, vari laboratori da 30 che si terranno presso la sede casalese del Foral ed altre 5 ore di chiusura. Prima tappa sarà dunque il convegno che si terrà sabato 15 settembre dalle 8.30 alle 13.30 presso la sala 3 di Cinelandia. Una nuova pista ciclabile in corso Giovane Italia. I lavori del nuovo percorso, riservato alle biciclette, che collegherà la pista ciclabile di Corso Valentino con Via Roma, lungo corso Giovane Italia, saranno a cura del Comune e inizieranno lunedì 24 settembre. La loro durata, per un importo di circa 200.000 euro a carico del Comune, sarà di pochi mesi e verrà suddivisa in quattro fasi per ridurre al minimo i disagi. Gli stalli di parcheggio attualmente presenti nel tratto interessato verranno semplicemente ricollocati a fianco della nuova pista ciclabile. 10 anni di lavoro contro la violenza di genere, costituita a dicembre 2008 con la successiva apertura del centro antiviolenza ad aprile 2009, Medea si appresta a festeggiare i suoi primi 10 anni di attività al fianco delle donne. Eventi sono previsti anche a Casale, dove lo scorso maggio è stato aperto il secondo centro antiviolenza in memoria di Elena Seprodi e di tutte le donne colpite dalla violenza maschile. Venerdì 21 settembre alle 21 nel castello di Casale andrà in scena lo spettacolo Vita di Dama, che vedrà la partecipazione straordinaria del soprano Mariuccia Cirinnà. Tornano le iniziative a partecipazione gratuita nel mese di settembre a cura della Biblioteca dei Ragazzi e delle Ragazze Luzzati, situata all'interno del castello di Casale Monferrato.
Mercoledì 12 settembre alle 17 in biblioteca ci sarà Frutta Settembrina, un nuovo appuntamento con il laboratorio orticolo curato da Giovanni Ganora. Una prima parte sarà dedicata alla teoria ed una seconda alla pratica. Giovedì 13, invece alle 17 all'interno della mostra Color is Calling, al secondo piano del castello, sarà la volta di storie con Coniglio Verde e Gallo Silenzioso, appuntamento con le letture a cura di Stardust Company. Chiudiamo con lo sport. I veterani dello sport di Casale Monferrato, i primi campionati italiani di calcio camminato, ed è tutto pronto nel centro sportivo Novarello a Granozzo con Monticello per la disputa del campionato italiano di walking football per quanto concerne la categoria veterani, atleti che abbiano compiuto i 55 anni di età con l'ausilio di due fuori quota over 50. Oltre alla sezione casalese saranno presenti anche Novara, Alessandria, Biella, Cuneo, Cecina e Vercelli.